questi ultimi mesi abbiamo visto un po' tutti lo spot del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. L'Assemblea regionale siciliana, il nostro Parlamento, dopo 60 anni di storia è conosciuta soltanto dal 12% dei siciliani. Parla di aprire il Parlamento ai tanti palermitani che non lo conoscono ed ancora che dobbiamo pensare tutti insieme al nostro futuro. Per una Sicilia libera dai pregiudizi, al nostro futuro dobbiamo pensarci noi, tutti insieme. Insomma, stimolati da questo messaggio, lo abbiamo voluto incontrare convinti che per un futuro migliore della Sicilia l'esempio debba partire proprio dall'interno del palazzo. Naturalmente le porte erano aperte. Presidente, in che modo la politica può aiutare se stessa? Mi piace essere concreto, mi piace dare degli esempi specifici, ce ne sono tanti, poi un giorno se volete ve ne dico tanti, ma oggi ce n'è uno che mi interessa più degli altri. Nel periodo in cui sono stato ministro abbiamo avuto l'informazione che Hollywood, il cinema, le case cinematografiche Hollywood avevano cominciato ad avere dei problemi a rimanere in California, per svariati motivi che è inutile che so spiegare qui. Hanno scoperto, e l'abbiamo scoperto pure noi per fortuna, che la Sicilia e la Croazia sono le due zone del mondo che hanno il maggior numero di location al proprio interno, quindi con risparmi per le case cinematografiche ovviamente enormi. Poiché la Croazia costa di meno della Sicilia, perché il lavoro costa meno, abbiamo cominciato a incontrare queste case cinematografiche, a cercare di convincerle a venire qui in Sicilia. Quando abbiamo portato i primi studios qui in Sicilia, perché si costruissero qui in Sicilia con un progetto dell'architetto Fuxas, una cosa straordinaria, abbiamo avuto in assegnazione un terreno che materialmente non teneva lo stabilimento. Perché? Perché sotto c'era l'acqua, non erano state fatte le indagini geologiche, quindi insomma un disastro. Abbiamo avuto un aiuto da parte del presidente della provincia di Palermo che ci ha dato un altro spazio e di fatto stanno già girando. Abbiamo finanziato 2000 puntate di questa fiction. Capite cosa significa avere una fiction con 2000 persone l'anno che ci lavorano, con le comparse, con la formazione per gli attori, con la formazione per gli elettricisti, la formazione, cioè diventa un nuovo volano di sviluppo straordinario. Io credo che se tutti su un progetto di questi lavorano avendo proprio come obiettivo quello di riuscirci, e so che c'è tantissima gente che ci sta lavorando, è stata fatta la Film Commission che è una legge specifica per questo, è stata fatta una società che serve per attrarre questi investimenti americani, le possibilità ci sono, siamo una terra fantastica, abbiamo delle possibilità inimmaginabili di sviluppo. Dobbiamo lavorare tutti però, cioè non ci può essere chi si ammazza a lavorare, chi si va a cercare le possibilità, chi cerca tutti gli strumenti idonei per diventare più ricchi e poi cadere, come spesso succede, di fronte a un muro di gomma della burocrazia. Quando dico aiutare e aiutarci, significa che se c'è qualcuno che sta remando, gli altri abbiano almeno la cortesia di non fargli buchi nella barca. Nel prossimo incontro col presidente Gianfranco Miccichè affronteremo un argomento che forse è la vera palla al piede per lo sviluppo della nostra isola, la burocrazia.